Sono Emanuele Facconti di Navionics. La Navionics è un'azienda che produce cartografia elettronica per la navigazione, fa parte del gruppo Garmin e ha delle caratteristiche che sono specifiche anche per l'uso per la pesca, diciamo, per il diporto in generale e in particolare per la pesca. In particolare abbiamo introdotto importanti novità che adesso sono diventati un punto di riferimento nel mercato, come ad esempio le batimetriche ad alta definizione sonar chart, che permettono di capire, di leggere molto bene il fondale, quindi la cartografia del fondale e tutte le informazioni che possono essere utili per individuare i punti di pesca. Abbiamo delle novità importanti che abbiamo presentato, decido di presentare anche quest'anno al Pescare Show. E tra queste novità in particolare avremo la possibilità, quello che noi chiamiamo relief shading, che è una visualizzazione del fondale molto più dettagliata e molto più precisa, che permette di individuare veramente le minime differenze di profondità e la struttura del fondale in modo molto preciso. E poi abbiamo un'altra funzione, che questa volta che riguarda l'app di navigazione, che si chiama Connessioni, che permette di, soprattutto a chi organizza gare di pesca, è un utilissimo aiuto per tenere sotto controllo la posizione di tutti i partecipanti, in modo da avere a colpo d'occhio la posizione di tutti e verificare che vengano rispettate le regole e intervenire in caso di bisogno anche per questioni di sicurezza. Le novità più importanti e più interessanti per un pescatore che abbiamo presentato qui al Pescare Show sono, come dicevamo, questa modalità di visualizzazione della cartografia dei fondali che si chiama Relief Shading, che permette di avere un dettaglio molto accurato di quello che è la conformazione del fondale nelle varie zone. E vediamo qui appunto come è possibile con facilità individuare anche gli elementi di dettaglio più piccoli, insomma, e anche il tipo di fondale che abbiamo. Quindi questo è disponibile, ora qui lo stiamo mostrando sopra un tablet, ma è disponibile poi anche per gli strumenti che sono compatibili con la nostra cartografia, quindi per tutti gli strumenti che usano cartografia Navionics, e questo, diciamo, che è disponibile già in un'ampia porzione del Mediterraneo, e poi comunque stiamo aggiungendo mano a mano altre zone che permetteranno di avere una copertura, insomma, completa nel medio termine. L'altra funzione che abbiamo introdotto molto recentemente e che stiamo presentando qui al Pescare Show si chiama Connessioni, e tra le varie possibilità di utilizzo, che sono molte, può essere un utilissimo aiuto per chi organizza gare di pesca, perché attraverso questa funzione gli organizzatori possono vedere, solo gli organizzatori chiaramente, possono vedere la posizione di tutte le imbarcazioni che sono impegnate nella competizione. In questo modo è possibile intervenire in caso di necessità per anche questioni di sicurezza, è possibile verificare il rispetto delle regole, come in questo caso ad esempio abbiamo un campo di gara e all'interno del quale si devono posizionare tutte le imbarcazioni coinvolte. È possibile anche verificare che durante la competizione magari non si spostino da un luogo all'altro, oppure che siano mantenute le distanze previste dalle altre barche in gara. Questa è sicuramente una funzione di facilissimo impiego da parte di chiunque voglia organizzare una gara di pesca, e sta avendo veramente un grandissimo successo, quindi stiamo riscuotendo grandissimo interesse proprio per questa funzione specifica, quindi sicuramente sarà un grande aiuto per le gare di pesca che saranno organizzate da qui in avanti. Grazie, e vi invito tutti i nostri amici appassionati a visitare il nostro sito navionics.com per visualizzare anche il massimo dettaglio della nostra cartografia e di scaricare l'app gratuita, per chi ancora la versione gratuita
di prova per chi ancora non conoscesse i nostri prodotti, in modo che da verificare, valutare il dettaglio, la precisione e l'accuratezza delle nostre carte, che poi possono essere usate su tutti gli strumenti di navigazione che sono disponibili e compatibili. Grazie.